Buongiorno amici, allora abbiamo sentito un rumore sotto il camper mentre viaggiavamo, stiamo andando a Venezia e adesso Davide è andato a controllare, pare che abbiamo bucato, speriamo di no perché ci sembrava proprio di avere una gomma a terra. Adesso vediamo, abbiamo trovato un posto dove fermarci, vediamo che cosa è successo. Speriamo di no, ce n'è sempre una col camper. Ebbene sì, amici, abbiamo bucato. Abbiamo proprio bucato. Proprio a terra, a terra. Non è un po' a terra, è a terra. Sì, mammina, direi che è proprio a terra. C'è, amore? Tu andare a farti un giro, lo so, ma vuoi che faccio un po' io? È mezz'ora che inizia a tirarlo su tutto. Ti parlo, cosa ti devo dire? Cosa stai facendo? Devo smontare Smonti. il copriruota. La ruota, bisogna smontare il copriruota, questo fascione che normalmente serve di estetica, ma tieni, appoggia lì in cabina. Grazie. Vuoi tenerli tu? Li tieni tu? Attila, vieni, te li metto a te. Occhiali di pappone. No, mammina, io ci vedo benissimo. Meno male che Davide è un uomo dalle mani d'oro, altrimenti non so proprio come si potrebbe fare in un camper. Cosa fa papà? Smonta il camper. Vuoi sapere cosa abbiamo preso per bucare la ruota? La gomma nuova, speriamo solo che non me l'ha rovinata. Ma forse no, non mi sembra rovinata. Vabbè, ma ci siamo fermati subito. Subito? Subito, subito, non è che potevamo fermarci in mezzo alla strada, però. Bel profumino qua in mezzo ai campi. Ti stai spogliando? Non mi dire che è caldo. Papino, che fai? Bip. Ma mi vuoi venire addosso con quella gomma? Stai cercando il buco? Che cosa? Si è sgonfiata? Un colpo? Era proprio a terra. Ma non vorrei che è partita la valvola, perché non vedo. Vabbè, poi te la guardi, dai, quella con calma.
Ma il fatto è che di colpo... Ah, può essere saltata la valvola e essersi sgonfiata? Anche perché non è che abbiamo preso buche o cose, cioè... C'è un buchetto? Sì, io lì si è crepato lì, ha beccato qualcosa lì che me l'ha aperta. Va bene. Bene, speriamo che si può riparare. Allora, adesso andiamo a smontare. Ce l'abbiamo la ruota di scorta? O adesso non abbiamo la ruota di scorta? Bella ripresa. Vedi, c'è chi suda, chi lavora e chi gioca. Come sempre. E cosa stai dicendo? Sto cercando di capire, non mi ricordavo se ce n'è uno o due lì dentro. Ah, lì c'è. Lì, da lì si smonta la ruota. La ruota di scorta? Sì. Ah, sai che non lo sapevo. Che non ci ho mai fatto caso che c'era quel tappo lì che fosse per la ruota. Ah. Uno lì e uno dentro. Pensa, io non lo sapevo. E l'altro è quello là. Questo per sganciare la gomma che c'è sotto. Andiamo a vedere. Adesso da fuori. Ho legato a tela qua adesso. Lui deve guardare i lavori. Normalmente mi ammazzo. Amore, devi guardare i lavori? Ciao papà. Adesso andiamo sotto. Amore bello. Sembri l'incredibile Hulk. Sì, sì. Con i versi. Attila, dove lo prendo? Com'è la faccia di uno che sta cambiando la gomma? Beh, pensa che è un video utile sociale per chi non l'ha mai cambiata, così adesso sa come si cambia una gomma. No? Non sei contento di aver fatto questa cosa utile per tutti? Boh, allora dovresti sorridere, dovresti essere contento di cambiare questa gomma, dovresti esserne felice. Pensa quante persone potranno utilizzare, usufruire di questo, di questa tua sudata. Stai gocciolando, amore. Meno male che siamo a febbraio, è inizio febbraio, però oggi fa caldo. Beh,
Dai, se pioveva e dovevi cambiare la gomma era peggio, no? Stavo pensando, sai? Cosa stai pensando? Stavo pensando proprio a questa cosa qua. Ah, se piove. Almeno nella sfortuna non mi sono dovuto sdraiare in mezzo all'acqua, nelle pozzanghere, capito? Almeno. Vedi, sei un uomo fortunato. Ci sono le mucche qua, ad esempio. Ma come viene giù il camper? Tutto. Ah, è un tuttologo come te? Questo fa partire la batteria, gonfiare le gomme, c'ha la torcia. Ah, wow, allora mettiamo il link qua sotto anche noi, se è un attrezzo da comprare. Ai. Tanto alla fine di questo rettilineo c'è un benzinaio, così la gonfio. Posto, possiamo ripartire? Ancora un minuto. Che ne dici? Vabbè, metti a posto la roba, ovvio. Gomma riparata. Hai riparato tutto, sei contento? Contento come un cuccio. Sei tutto bello sudato. Si parte? Dai che dobbiamo gonfiare la gomma. Vai! Volevo dire, amore, guardami, ti piace come mi sono fatta le treccioline? Sì, sembri Pocahontas. Boh. Va bene. Va cos'è bene. Che volevi dire? Hai detto che volevi parlare, che volevi dire? Cosa volevi dire? Cosa volevi dire, amore? Che sei scemo? Allora. Dai, cancello tutto, tanto non ti preoccupare. Va bene. Forse, non lo so, dipende. Fai tu. Dipende come ti comporti. Ti comporti bene, cancello, se no lascio tutto. Va bene. Allora, come avete visto, abbiamo il braccio di ferro, bravo mio amore. Abbiamo bucato. Tuttologo. E purtroppo non ci siamo potuti fermare immediatamente. Perché quando ho capito abbastanza immediatamente comunque sì, però comunque i camper sono molto pesanti, quando buchi le gomme sono sollecitate in un modo incredibile, quindi peccato perché veramente sono gomme nuove e una purtroppo l'abbiamo persa, nel senso che si è macinata interna e quindi alla fine l'ho dovuta sostituire, far cambiare completamente la gomma. Cambiato, tutto a posto, adesso il camper è a posto, abbiamo ripristinato tutto. Una cosa che ci tenevo a dire è che chi ha un camper
diciamo, pensa che la dotazione di serie, quindi crick, chiavi e quant'altro sia sufficiente. In realtà non è proprio così. Adesso dipende dai vari camper. Adesso questo non è un camper dell'ultimissima generazione, non conosco. Addirittura se pensiamo che oggi tutte le macchine viaggiano col kit di riparazione, quindi potrebbe anche essere che i camper nuovi non abbiano neanche la ruota di scorta, non lo so, però chi ha un camper con la ruota di scorta e pensa di bucando, cioè se capita di bucare, di mettere un crick e fare una cosa molto semplice, in realtà non è proprio così. Io consiglio a tutti di avere, per mille motivi, perché comunque il camper è una casa viaggiante, e in una casa statica ci sono già le proprie problematiche da risolvere. Una casa viaggiante ha sempre problemini, situazioni strane, particolari, dove un filo, un cavo, un mobiletto, una mensola. Ci sono Infatti, a proposito sempre. di questo, io a volte mi chiedo, cioè, tu adesso fai di tutto e va bene, ma una persona che non sa fare Ma ci tutte sono. le cose che sai fare tu, cioè mi chiedo come faccio in un camper, c'è sempre qualcosa che non Ma va. diciamo che penso che ci siano due tipologie di camperisti. La prima tipologia è il camperista, quello, diciamo, che si affida a camper magari un pochino più datati per risparmiare sull'acquisto e poi decide di farsi le varie migliorie, manutenzioni e quant'altro. E quindi questo tipo di camperista credo che sappia e sia consapevole che non dico che devi avere un'officina dietro, ma avere una cassetta attrezzata bene con chiavi di tutti i tipi, cacciaviti di tutti i tipi, qualche leva, qualche filo sempre di scorta, tubi, nastro americano, silicone, cioè cose che quando sei in giro poi a Servono. volte diventa difficile magari anche reperirle, perché un conto è se dici vabbè sono in campeggio, mi capita qualcosa, vado in negozio, vado in una fiera, ma se si fa della libera dove magari tante volte sei sperduto in qualche bosco, in qualche spiaggia, in qualche posto un po' isolati, se succede qualcosa è sempre meglio avere un po' di attrezzatura e un po' di minuteria varia, una cassettina con un po' di viti e dadi, cioè diciamo di scorta, qualche tubo, nastro americano, nastro isolante, fili, silicone. Abbiamo sempre di tutto. Abbiamo sempre di tutto, e per quanto abbia sempre di tutto, a Manca volte sempre mi capita qualcosa. che manca qualcosa, però diciamo che in linea di massima l'emergenza riesco a tamponarla. Sì. Questo perché faccio sempre in modo e maniera di non trovarmi proprio sprovveduto di tutto. E quindi è un consiglio che do a tutti. La seconda tipologia di camperisti, alla domanda che tu hai fatto, non sai come fanno, la seconda tipologia di camperisti, cioè quelli che si affidano, magari comprano un camper di ultima generazione, attrezzato, accessoriato e Sì, tutto forse perché è quanto, nuovo. diciamo che hanno questa abitudine che ogni 3x2 vanno o da dove l'hanno comprato o dai vari Oppure magari manutentori in essendo. giro e continuano ad avere spese continue per manutenzioni e per Vabbè, però problematiche diciamo varie. che se è nuovo, magari prima che hanno qualche problematica, può darsi, potrebbe essere, perché non è sempre così, che Ma ci vuole un po' di più. guarda, sì, sicuramente non bisogna perdere di vista che il camper, anche da nuovo, uno dice compro un camper nuovo e sono a posto per qualche anno. In realtà, se si pensa che quando si compra un camper nuovo, spesso e volentieri, nel momento dell'acquisto, si chiedono di aumentare quello che sono gli accessori. Faccio un esempio. Uno compra un camper nuovo, però comincia a dire, ma magari l'acqua non è sufficiente e aggiungo un serbatoio, ma però per stare in libera devo avere i pannelli solari, quindi pannelli solari, addrizzatori, inverter, e poi qualcuno dice ma voglio anche l'aria condizionata. Sono tutti lavori che prevedono che anche il camper nuovo venga smontato in molti pezzi, perché il camper è fatto di migliaia di pezzi, quindi il fatto che venga smontato, passati cavi, tubi, fili, buchi, quello, la siliconate, ripristini, cioè tutto questo fa sì che il camper nuovo, già da nuovo, viene in qualche modo
toccato e quindi bucherellato. Non è già più nuovissimo, nel senso che questi smontaggi e rimontaggi, se non sono fatti più che bene, vanno già a creare qualche piccolo. Basta fare 5, 6, 7, 10.000, 12.000 chilometri e il mezzo, anche da nuovo, incomincia ad assestarsi. Cioè tutto quello che sono la struttura che subisce delle torsioni, dei movimenti, tutto quanto, già da subito, già dopo poco, pochi mesi, un anno, succede che magari quello che si è pensato di aver fatto benissimo non è stato fatto così bene e crea qualche problema. Quindi il consiglio è sicuramente non utilizzare il camper in modo da dire: ah, il camper è nuovo, quindi l'ho comprato per 10 anni, non ci devo pensare. Non è così. Ogni stagione fatta, ogni viaggio è al ritorno, fare un giro, controllare, vedere, provare, sentire se c'è qualcosa che si muove, fare anche attenzione mentre si viaggia, mentre si muove, se si sentono magari rumori diversi o cose diverse. Per esempio, quando piove tanto, tenere sotto controllo dall'interno, provare a vedere, cioè approfittare del momento che piove tanto per vedere dentro i mobiletti. Anche di vicino. Questo noi ne abbiamo un po' di esperienza. Sì, ecco, perché comunque non c'è niente da fare. Vuoi perché stai mesi sotto il sole, vuoi perché sta mesi sotto l'acqua. Mesi nel senso che se uno vive, cioè ci viaggia molto, e quindi, perché sai, ma tanta gente usa il camper 15-20 giorni l'anno, per gli altri 11 mesi lo tiene rimessato in un capannone, e quindi sì, non prende né freddo né caldo né sole, però non è quello che lo abbandona sulla strada. Ma quando sei in giro, e quindi stai in giro, non è che tutte le volte che ti fermi devi andare dentro un capannone coperto al riparo. A volte stai sotto il sole cocente, a volte stai sotto un'acqua da paura, a volte vento, freddo, caldo, cioè tutti questi sbalzi termici la cellula, cioè il camper, li sente. Quindi bisogna non perdere di vista questa cosa qua. Quindi secondo me un consiglio che do è che chi decide di acquistare un camper, vivere in camper o comunque utilizzarlo in modo abbastanza intenso, non perdere di vista di tenersi sempre un buon kit di manutenzione, cioè un buon kit di attrezzature e manutenzione con sé, e quando lo fermi, quando hai tempo, dedicargli un po' di tempo per controllare il più possibile finestre, manigliette, guarnizioni, serrature, porte, non porte, piedini elettrici, tutto. Bisogna dedicargli un po' di tempo. Questo è il consiglio che do perché il camper duri tanto e ci siano pochi problemi. Mi sento di fare questa, di darvi questo, diciamo, questo mio consiglio. Il caso di questa foratura ha portato, diciamo, ha evidenziato ancora di più quanto sia importante non affidarsi a quel sacchetto dove c'è un crick, una chiave e un cacciavite, che vi posso garantire che se avessimo avuto solo quello sarebbe stato molto 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 complicato. Va bene? Adesso però? Sì? Dove mi porti? A Venezia. Adesso mi porti a Venezia? Ti porterò a Venezia. Bravo. Ti porto in un sacco di altri posti, però adesso credo che sia arrivato il momento di andare a mangiare. Ci avrei giurato. Sì. Era da un po' che non sentivate dire, sì, che ha fame. Purtroppo. Sì. Va bene, poi partiamo per Venezia. Va bene, ciao ciao. 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 Ah, cosa non abbiamo detto? Cosa non abbiamo detto? Di chi è iscritto di togliersi, di non no! mettere... No, iscrivetevi. No. Anche perché sennò cosa gli succede? Mettete un like. Cosa gli succede se non si iscrivono? È che non avrete tutte le belle notizie, tutte le cose... Non gli prende la dissenteria? Ma beh, no? Quello no, ah, non si augura, vabbè, nessuno. No, però... No, però merita seguirci. Abbiamo un sacco di altre cose da fare, da girare, da raccontarvi, e vi terrò aggiornati sempre. L'obiettivo adesso, anche al di là dei giri non giri,
Ci sono in programma sempre ancora un po' di manutenzioni particolari, devo mettere mano al bagno, devo fare un po' di cose, quindi vi farò poi, cioè rimanete, iscrivetevi e rimanete, attivate la campanella così vi arriva la notifica di quando c'è qualcosa di nuovo, a parte che Katia tutti i giorni mette qualcosa di nuovo, che sia uno short, un video, qualunque cosa, quindi iscrivetevi, che vale la pena, va bene? Bene, allora adesso vi salutiamo. Like a tutta randa. E partiamo per Venezia. Ciao! Ciao!